Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar sul metodo Training Within Industry. Sono Fabrizio Paolin, sono un trainer certificato TWI per tutti e tre i pilastri del metodo, cioè Job Instruction, Job Method e Job Relation, e ho il piacere oggi di introdurre il tema dell'applicazione dell'introduzione di questo metodo per migliorare sia la produzione, ma anche il sistema proprio di lavoro e delle relazioni all'interno dell'azienda. Prima di tutto un po' di storia, da dove viene il Training Within Industry? Il TWI nasce negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale, quando l'industria manifatturiera americana, che riforniva di armi e di munizioni gli eserciti alleati, durante la Seconda Guerra Mondiale, appunto, a seguito dell'attacco a Pearl Harbor da parte dei giapponesi, vede anche il proprio paese, quindi gli Stati Uniti d'America, entrare in guerra, con una duplice conseguenza da un punto di vista produttivo. La prima conseguenza, un aumento notevole dei volumi di produzione, quindi la necessità di convertire altre industrie manifatturiere dalla produzione normale alla produzione bellica e potenziare quelle che invece già lavoravano per questo settore. Il secondo effetto dell'entrata in guerra degli Stati Uniti d'America è stato il fatto che tutti gli uomini abili alla leva sono usciti dalle fabbriche e sono andati a combattere sia nel fronte europeo sia in quello del Pacifico. Quindi nelle aziende sono entrate le donne e sono entrati i ragazzi, ossia persone che non conoscevano assolutamente il lavoro e non è che venissero da altre aziende, da altre esperienze lavorative, perché soprattutto le donne in quegli anni erano casalinghe, quindi abituate più ai lavori domestici che a usare trapani, torni e strumenti di questo tipo. Quindi c'era la necessità di sopperire alla fuoriuscita degli uomini dalle fabbriche con un veloce addestramento di chi ci stava entrando in quei giorni e di garantire nello stesso tempo non solo la qualità e le quantità, ma addirittura di aumentare le quantità della produzione. In sostanza, il governo si è trovato di fronte a una sfida molto grande, il governo americano, e si è rivolto ad alcuni esperti sia del mondo industriale sia anche del mondo della formazione per sviluppare un metodo che potesse aiutare a ottenere questi risultati, questi obiettivi che si erano prefissi. Questi signori studiarono e svilupparono un metodo appunto che si chiamava Training Within Industry. Questo metodo è stato quindi introdotto in tutte le aziende e ha cominciato a produrre i suoi effetti. Però volevano essere sicuri degli effetti che questo metodo poteva portare, quindi dal 1940 al 1945, durante il periodo in cui il metodo fu introdotto e le persone certificate, venne fatto un monitoraggio di una serie di aziende a campione. Il monitoraggio riguardava l'eventuale miglioramento dei livelli di produzione, la riduzione del tempo di addestramento, il numero di ore lavorate per ottenere il medesimo livello di produzione, gli scarti e anche i reclami e le vertenze sindacali all'interno. E come potete vedere dall'immagine qui che ho nello schermo, il risultato fu ottenuto da tutte in tutti questi settori con dei dati che sono veramente lusinghieri, perché addirittura nel caso dei tempi di addestramento dei problemi, delle frizioni, degli attriti all'interno dell'azienda, vedete che tutte le 600 aziende monitorate le hanno ridotte di almeno un quarto. Nella peggiore delle ipotesi, poco più della metà è riuscita a ridurre gli scarti di almeno il 25%, quindi un quarto. Ecco, quindi i risultati erano davvero lusinghieri. E cosa succede? Che questo tipo di risultati vennero ottenuti attraverso un intervento specifico su delle figure che erano considerate chiave per quanto riguarda il metodo Training Within Industry, ossia i supervisori. Sono i quadri intermedi, coloro che si trovano in qualche modo tra l'incudine e il martello, ossia tra chi definisce le strategie aziendali, quindi il vertice, e chi è chiamato a tradurle in pratica con operazioni quotidiane, ossia la base produttiva.
Ecco, queste figure, che sono ritenute particolarmente importanti, dovevano avere cinque caratteristiche, due riguardanti le proprie competenze e tre riguardanti le proprie abilità. Per quanto riguarda le competenze, dovevano avere assolutamente competenze per quanto riguarda il lavoro che andavano a sovrintendere, a supervisionare. Infatti, credo sia noto a tutti che è difficile essere dei supervisori credibili quando non si conosce bene la materia di cui si tratta, che non significa essere il più grande esperto del tipo di lavoro che si sovrintende, ma comunque di conoscerlo bene. Altrimenti, chi tra i propri collaboratori è invece molto esperto del lavoro perché magari sono tanti anni che lo fa, perché ha avuto il modo di approfondire e di sviluppare molto bene queste competenze, capisce immediatamente se il supervisore non sa bene di che cosa parla, e in quel momento che si accorge di questo, il supervisore ha perso qualsiasi credibilità agli occhi di questo collaboratore. Quindi la competenza sul lavoro è decisamente molto importante. Ma altrettanto importante è anche conoscere gli ambiti delle proprie responsabilità, ossia quali sono i limiti entro i quali il supervisore può prendere le proprie decisioni e quali sono invece le decisioni per le quali si deve rivolgere ai propri superiori. Questo implica non solo una conoscenza delle proprie responsabilità, ma anche avere una panoramica, avere un'idea abbastanza precisa di quelle che sono anche le interconnessioni tra le varie aree, tra i vari reparti dell'azienda, per sapere bene anche a chi rivolgersi laddove si fosse necessario entrare in argomenti o prendere delle decisioni che andassero a coinvolgere anche altre aree. Quindi anche l'ambito delle proprie responsabilità è molto importante, anche per un'altra ragione, che questo tipo di responsabilità non sono uguali in tutte le aziende. Ogni azienda ha le proprie abitudini, i propri usi e quindi bisogna conoscere quelle in vigore nell'azienda in cui si opera. E addirittura molto spesso in aziende che hanno diversi stabilimenti cambiano anche da stabilimento a stabilimento. Ecco quindi che è importante che i supervisori, diciamo i team leader, questi quadri intermedi abbiano una ben chiara idea di quelle che sono le proprie responsabilità e le relazioni che con gli altri reparti, gli altri dipartimenti, gli altri uffici dell'azienda in cui operano. Sul lato invece delle abilità si è scoperto proprio nel praticare, nell'utilizzare questo training, il training within industry, che i supervisori devono averne tre. La prima è l'abilità a istruire, che significa saper addestrare i propri collaboratori ogni qualvolta questo è necessario, in maniera efficace e rapida. Pensate che quando c'è stato il passaggio del lavoro, diciamo, dagli uomini che andavano al fronte alle donne che entravano e ai ragazzi che entravano nelle fabbriche, nel frattempo non è che era possibile bloccare la produzione o fornire prodotti non all'altezza, perché intanto la guerra continuava, la gente continuava a combattere. Per cui la necessità era quella di istruire in maniera molto veloce, però anche molto efficace, perché difetti, aumento delle non conformità, dei difetti o oscillazioni nei volumi di produzione non erano ammessi. Quindi abilità ad istruire. Seconda abilità richiesta a un buon supervisore, l'abilità a migliorare i metodi di lavoro, ossia a saper osservare quello che accade nella propria area di competenza per poter individuare dei metodi di miglioramento, degli interventi migliorativi. Interventi anche piccoli, non è necessario che ogni volta siano dei miglioramenti enormi, ma degli interventi di miglioramento. A tale proposito, ricordo che i giapponesi hanno avuto modo di conoscere il TWI dopo la guerra, grazie alla presenza del generale MacArthur in Giappone,
per la ricostruzione non solo del paese, ma anche e soprattutto dell'industria manifatturiera che era stata rasa al suolo, era rimasto in piedi circa il 10% della capacità produttiva. I giapponesi, dicevo, traducono il migliorare i metodi, l'abilità a migliorare i metodi in Kaizen no Shikata, cioè proprio l'abilità a apportare un piccolo miglioramento. Ogni giorno un piccolo miglioramento continuo nel modo di produrre. Infine, ma non per questo meno importante, l'abilità a motivare e guidare i propri collaboratori, perché credo che non sia un segreto per nessuno che per quanto noi abbiamo delle buone idee, per quanto noi introduciamo dei metodi nuovi di fare le cose, se le persone che lavorano con noi non sono così, diciamo, ben disposte ad accogliere questi cambiamenti, è automatico che le cose non accadranno così come vorremmo, oppure accadono all'inizio finché noi controlliamo, ma appena togliamo il controllo si torna al modo di fare precedente. Ecco, quindi abilità in qualche modo ad essere dei leader più che dei capi, non è un qualcosa che è innato nelle persone, non è un qualcosa con cui si nasce, anche se molte volte lo si sente dire, è un'abilità e come tale va sviluppata. Quindi, per favorire l'irrobustimento di queste abilità nei supervisori, nei quadri intermedi, furono sviluppati tre programmi di training. Per quanto riguarda l'abilità a insegnare, il programma si chiama Job Instruction. Per quanto riguarda l'abilità a migliorare i metodi, Job Methods, e per quanto riguarda l'abilità nel guidare e motivare le persone, il programma è di Job Relation. Vi dicevo prima che i giapponesi chiamano il Job Methods Kaizen no Shikata. Ecco, è interessante fare un passo indietro e vedere un po' cos'è accaduto appena dopo la guerra al Training Within Industry, perché il Training Within Industry fu esportato dagli americani, grazie al piano Marshall, in Europa e anche in Giappone. In Europa, ad esempio, la provincia di Vicenza fu selezionata come provincia pilota per sperimentare l'introduzione e l'applicazione di questo metodo. E il centro produttività Veneto, presso il quale io attualmente opero, fu proprio l'ente creato per favorire questo. Per diversi anni è stato fatto. Poi, piano piano, grazie anche all'inesorabilità delle leggi sull'entropia, le cose hanno cominciato a ritornare indietro e un po' alla volta si sono perse un po' le competenze e le conoscenze sul training within industry. Lo stesso, ahimè, è accaduto negli Stati Uniti, dove il TWI fu sviluppato in origine. Invece in Giappone, dove fu esportato, grazie, come vi dicevo prima, all'intervento del generale MacArthur, dopo la fine della guerra, ebbe un impatto completamente diverso. Fu applicato non solo a livello aziendale, ma anche a livello di pubblica amministrazione e circa 1 milione di trainer furono formati negli anni e mandati in giro per il Giappone ad addestrare le persone secondo questa metodologia. Tra le tante aziende che adottarono il metodo c'è anche la Toyota. Taichi Ono, il capo del Toyota Production System, ebbe anche lui l'opportunità di venire in contatto, di apprendere i principi fondanti del TWI. Poi Toyota ha sviluppato il proprio il TPS, il cosiddetto Kaizen, è andata anche oltre, ma tutt'oggi, e questo lo posso confermare perché ho alcuni colleghi del TWI Institute di alcuni paesi europei dove Toyota ha delle sedi, tutt'oggi Toyota fa un uso massiccio del training within industry, specialmente con riferimento alle job instruction e alle job relation. Sui job methods sono andati anche oltre, ma comunque all'inizio anche loro seguivano questo. Ecco, per chiudere la dissertazione sugli aspetti storici, vale la pena di ricordare che furono proprio i giapponesi a conservare, a mantenere e anche a migliorare, come fa parte proprio del loro habitus mentale, a migliorare leggermente il training within industry, mentre da noi e negli Stati Uniti, come ho detto, ce ne eravamo un po' dimenticati. Ecco. Poi dal 2001
Alcuni volonterosi hanno ripreso a studiare, hanno ripreso i documenti originari, li hanno integrati con le migliorie introdotte in Giappone e hanno ricodificato lo stesso Training Within Industry, rendendolo un po' più potente di prima. Ecco. Tornando ai tre programmi di training per le tre abilità, vediamo come funzionano. Allora, il Job Instruction insegna ai supervisori come formare rapidamente gli operatori per eseguire un lavoro in modo corretto, sicuro e coscienzioso, ossia non solo in una maniera precisa, ma avendo sempre un occhio alla sicurezza del proprio personale, che la sicurezza viene prima di tutto per il Training Within Industry ed è sempre un punto chiave di qualsiasi tipo di lavoro, ma anche in modo coscienzioso, ossia applicando quello che è il buon senso diciamo, del buon padre di famiglia, ecco, per cercare di farlo in maniera precisa. Ecco, coscienziosa è il termine corretto. Job Methods insegna invece ai supervisori come migliorare costantemente il modo in cui il lavoro è svolto. E come vi dicevo prima, non è necessario che il miglioramento sia stravolgente ogni volta. Tanti piccoli passi che fatti molte volte in un anno conducono a un miglioramento nell'arco dell'anno assolutamente rilevante. Infine, il terzo pilastro, Job Relation, insegna come sviluppare e mantenere relazioni positive con gli operatori per prevenire che si verifichino problemi e per risolvere in modo efficace eventuali conflitti. Perché, è una serie di regole. E di comportamenti che ciascun supervisore potrà assumere non solo per risolvere eventuali problemi che si creano, ma addirittura per cercare di prevenirli. Si tratta di tre programmi che sono molto sinergici tra di loro. Sono come tre gambe di questo sgabello che appare nello schermo. Se togli una gamba, lo sgabello cade o comunque diventa molto più traballante. Le relazioni sono fondamentali per motivare le persone e per farle rimanere, diciamo così, a bordo dell'azienda, nel senso che per farle rimanere coinvolte. Ecco, in questo modo penso di essere riuscito a spiegare sufficientemente cosa intendo dire. Le istruzioni di lavoro non hanno solo la finalità di insegnare rapidamente a fare un lavoro in modo sicuro, corretto e coscienzioso. La base per la quale le istruzioni di lavoro vengono applicate è quella di standardizzare il modo con cui si fanno le cose. Perché? Perché se a ciascuno dei propri collaboratori si insegna a fare un dato lavoro nello stesso identico modo, si ha la sicurezza che, a meno che non ci sia malafede, tutti lo faranno nello stesso identico modo e se quel modo è ritenuto il miglior modo per svolgere quell'operazione lì, allora tutti lo faranno nel miglior modo possibile, ossia con la qualità richiesta dall'azienda. Altra considerazione, cioè, per introdurre dei miglioramenti, quindi quello che è il processo Lean o Kaizen, che è l'evoluzione di questo metodo, voglio dire, è necessario che esistano degli standard. Se non abbiamo uno standard, è difficile decidere che cosa migliorare. Job Methods serve per il miglioramento continuo, quindi per cambiare gli standard o per crearli laddove non ci sono. La cosa interessante è che questo metodo è molto strutturato in tutti e tre questi pilastri. Quindi, insegnare a formare rapidamente gli operatori per eseguire un lavoro in modo corretto, sicuro e accurato usando un metodo in quattro passi. Il primo passo consiste nel preparare il lavoratore e in interessare la persona ad imparare il lavoro. Il secondo passo consiste nel presentare l'operazione, ossia nel mostrare come si fa, secondo una determinata tecnica. Non tutto in una volta, ma per passi successivi, proprio per evitare di dare più informazioni di quante non sia possibile assimilare in una sola volta, altrimenti confondiamo chi ci ascolta e il risultato è che non impara a fare le cose come si deve. Il terzo passo
quello di far provare l'esecuzione a chi sta apprendendo il lavoro, correggendo sin dall'inizio eventuali errori, perché è molto facile prendere delle abitudini sbagliate, è terribilmente difficile toglierle. Quindi è meglio correggere sin dall'inizio, così le abitudini sbagliate non si prendono dall'inizio. E infine, l'ultimo passo è quello di mettere la persona a lavorare da sola, incoraggiando le domande, perché molto spesso chi arriva nuovo in un'azienda teme di fare delle domande per paura di apparire inadatto, inadeguato al lavoro, in sostanza per paura di perdere l'incarico. Ecco, è una delle cose che assolutamente va evitata, perché poi è fonte di errori, di difetti e magari anche di problemi anche da un punto di vista della sicurezza sul lavoro. Applicando questo metodo in quattro passi, l'allievo impara. Infatti, se l'allievo non ha imparato, non è perché è sciocco lui, ma è perché l'insegnante non ha saputo insegnare correttamente. Questo è il motto delle istruzioni di lavoro o job instruction di TWI. Le relazioni di lavoro o le job relation, come dicevo prima, insegnano ai supervisori come sviluppare e mantenere relazioni positive con gli operatori per prevenire che si verifichino problemi e per risolvere quelli che invece, nonostante la prevenzione, si manifestano lo stesso. E anche questo funziona in quattro passi. Ecco perché vi dico che il metodo è molto strutturato, perché poi qui non sono definiti i sottopassi di ciascuno dei quattro, ma in realtà c'è una sequenza molto precisa e molto logica per ciascuno di questi quattro passi. Quando si dice ricerca i fatti, significa che prima, per avere un quadro chiaro di che cosa è accaduto, di qual è il problema, bisogna cercare di avere tutte le informazioni possibili, comprese le opinioni e le impressioni delle persone coinvolte, perché indipendentemente dal fatto che siano vere o meno, per loro sono fatti anche quelle. Secondo passo, riflettere e decidere, ossia cercare di osservare tutte le informazioni, di analizzare tutte le informazioni che si sono ottenute, vedere se ci sono discrepanze, se ci sono incoerenze e quant'altro, e poi, in base anche a quelle che sono le leggi vigenti, le abitudini aziendali, cercare di definire una serie di possibili azioni, valutandone l'impatto sulla produzione, sul gruppo di lavoro e sulla singola persona. Una volta individuata quella che ci sembra la migliore per il raggiungimento dell'obiettivo nostro, si passa all'azione. Si passa all'azione verificando se possiamo fare, se il supervisore può farla direttamente o se ha bisogno dell'imprimatur oppure dell'intervento del proprio superiore. Comunque, con l'attenzione di non delegare mai, soprattutto quando c'è da prendere una decisione e passare a un'azione che ha dei risvolti poco piacevoli per il collaboratore. Non delegare a qualcun altro. E infine, una volta che si è passati all'azione, bisogna anche verificare se l'azione è stata efficace per il raggiungimento dell'obiettivo. Quindi si tratta di decidere quando verificare, cioè se subito o tra un po', e anche, voglio dire, quanto di frequente verificare le operazioni. In sostanza, il supervisore ha un obiettivo di produzione, un obiettivo di qualità, un obiettivo di presenza delle persone. Succedono dei problemi, li analizza secondo questi quattro passi e poi verifica se, in base a quell'obiettivo che aveva, grazie alle sue decisioni, gli obiettivi sono mantenuti oppure no. Il training sui Job Methods, il Kaizen no Shikata, come vi dicevo prima, invece, insegna come migliorare costantemente il modo in cui il lavoro è svolto, facendo il miglior uso possibile delle persone, dei macchinari e dei materiali attualmente disponibili. Perché sapete, migliorare la produttività di una cellula di produzione aumentando le persone o acquistando un altro macchinario probabilmente è anche abbastanza, non dico semplice, però diciamo così, non molto difficile. L'obiettivo è quello di farlo con le persone, i macchinari e i materiali attualmente disponibili. E ancora una volta abbiamo quattro passi.
I quattro passi sono il primo, quello di scomporre dettagliatamente il lavoro in ciascun singolo dettaglio del lavoro. Che significa? Se ad esempio per iniziare il lavoro devo spostarmi e andare a prendere un pezzo in una cassa che è a 10 metri dalla mia banco di lavoro, devo scomporre, ossia individuare e registrare il fatto che faccio 10 metri ad andare a prendere il pezzo, altri 10 metri per tornare al mio bancone e poi comincio a lavorare. Una volta che ho elencato tutti, che abbiamo elencato tutti i dettagli, prendiamo in modo critico ognuno di questi e li esaminiamo ponendoci delle domande. Sono sei e sono delle domande che hanno una sequenza ben precisa. La prima domanda è perché lo facciamo? Con una domanda di riserva, tra virgolette, che dice qual è l'obiettivo di quell'operazione lì. E poi c'è una serie di tre domande che dice quando è il momento migliore, dov'è il posto migliore e chi è la persona più adatta per fare quel lavoro. E infine come possiamo semplificarlo. È importante porsele nella sequenza corretta, altrimenti rischiamo di andare a focalizzarci su dei miglioramenti di operazioni che scopriamo non essere neanche necessarie. Ecco, una volta che ci siamo posti queste domande, a seguito delle domande faremo delle azioni. Tutte le volte che non è necessario elimineremo l'operazione, tutte le volte che sarà utile non la faremo più noi ma la farà qualcun altro, oppure verrà fatta in un altro momento, oppure verrà fatta in un'altra area, e tutte le volte che potremo semplificheremo il metodo. Alla fine verrà fuori un altro metodo che sarà diverso da quello di prima, sarà migliore, sarà magari migliore per la qualità o per i tempi, che richiederà però una nuova sessione di istruzione di lavoro perché dovremo insegnare ai nostri collaboratori questo nuovo metodo, sempre applicando il metodo in quattro passi che abbiamo visto per le job instruction. Ecco le domande: perché e cosa vado a fare che innesca la possibilità di eliminare, dove, chi e quando combinare o riorganizzare e come semplificare l'operazione. Questo è anche il metodo, vi dicevo, fa parte delle origini del metodo Kaizen. Perché? Perché contribuisce a creare nelle persone una mentalità orientata al miglioramento, perché insegna a trovare modalità per migliorare il proprio lavoro senza aver bisogno di andare a chiedere al capo come devo fare per migliorare, allena tra l'altro le persone a generare nuove idee e come tradurle in pratica e sperimentare se questo funziona, e fa sentire proprio il nuovo metodo, che è fondamentale perché se uno contribuisce a trovare il nuovo modo di fare il lavoro, ecco che poi si mette anche a farlo così, non torna a fare come prima se è stato lui che ha trovato questa soluzione. E a tale proposito volevo aggiungere una notazione. Mi risulta, sempre da testimonianza diretta, che ancora oggi gli stabilimenti Toyota, ai supervisori sia richiesto di trascorrere ogni giorno 15 minuti a insegnare a qualcuno dei propri collaboratori qualcosa del lavoro che li riguarda, dove vedono che c'è bisogno di fare degli interventi di irrobustimento delle competenze, 5 minuti per parlare con uno dei propri collaboratori e quindi mettere in atto il processo della job relation e porre le sei domande che abbiamo appena visto ogni giorno con uno dei propri collaboratori su una fase dei processi che vengono svolti nella propria area. Il metodo quindi è veramente robusto e consente di creare tutte quelle de delle solide, veramente solide basi per poter introdurre poi i processi di miglioramento continuo che vanno sotto il nome di Lean Manufacturing o anche Kaizen, che sono l'evoluzione e diciamo che lavorano magari a un livello un po' più elevato e anche con delle complessità maggiori, ma che molto spesso abbiamo visto fallire proprio perché nelle aziende manca questa base solida e robusta di competenze dei propri uomini chiave, quelli che aggiungono valore alle operazioni quotidiane. Ecco. Prima di salutarvi e di ringraziarvi per l'attenzione, vi ricordo che il 30 di novembre e il 1 di dicembre si terrà ad Amburgo il summit europeo sul TWI e il Toyota Kata, che è un'altra parte
delle competenze e degli interventi che la Toyota ha introdotto nelle proprie aziende per favorire proprio l'applicazione quotidiana del Kaizen. Se volete ulteriori informazioni per poter partecipare, ecco lì al summit ci sarà la possibilità di avere delle testimonianze di casi aziendali di successo di applicazione di questo metodo e anche del Toyota Kata. Tra l'altro, noi italiani, il TWA Institute Italia presenterà il caso dell'introduzione delle Job Instruction in Selle Royal per la standardizzazione dei processi, pur in presenza di un massiccio ricorso alla manodopera occasionale, data la stagionalità della loro produzione, ma anche altre aziende, anche di respiro internazionale come Boeing, ed altre aziende ancora. Se avete interesse a partecipare, a iscrivervi o ad approfondire, vi prego di mandare una mail al mio indirizzo mail che potete vedere lì, oppure a contattarmi direttamente anche al telefono. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere riuscito a trasferirvi sufficientemente i principi e i concetti che stanno alla base di questo importante metodo. Vi invito a contattarmi per eventuali ulteriori curiosità o per approfondimenti. Grazie ancora e buona giornata. Okay, we close the session. Thank you, Jacqueline, for everything.